Buonasera a tutti da Isabelle Grand. Questo video è dedicato al ciclo annuale, all'importanza di recuperare il significato profondo di questo antico ritmo per contrapporci al caos che stiamo vivendo. Quindi uno dei modi per uscire da questo caos è sicuramente collegarsi al significato sacro che ha il ciclo dell'anno. Noi uomini moderni stiamo vivendo in un'epoca di menzogna, di oscurità, di caos e in un'epoca dove i ritmi sono completamente artificiali. Noi non sentiamo le stagioni, non viviamo in base anche ai bioritmi giornalieri. Noi facciamo sempre lo stesso lavoro, lo stesso numero di ore al giorno, indipendentemente dalle stagioni, e la nostra vita è uguale in tutte le stagioni, ha dei ritmi artificiali, quindi è completamente scollegata dai ritmi naturali. Quindi il significato di questo video invece è recuperare il senso profondo di questo ritmo del ciclo annuale che sta alla base dell'ordine e della vita nell'universo. Quindi in questo video vi spiegherò brevemente come è nato l'anno, qual è il significato del ciclo annuale e le 8 festività importanti per il continente europeo. Ecco, prima di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale, lasciate un like. Se avete bisogno di informazioni o consulenze, scrivetemi alla mail isabel.legrand@libero.it. Nel mio canale parlo di risveglio, alchimia, esoterismo, parlo di Enneagramma, le 9 personalità e di benessere naturale ed energia sessuale. Bene, questo per chi non mi conosce. Adesso entriamo nel vivo, quindi dell'argomento di oggi. Che cosa significa anno e come è nato l'anno? Quindi annus, da an intorno, l'anello, è la rotazione celeste intorno all'axis mundi, cioè intorno al polo dell'eclittica, che si chiama anche buco aperto del cielo, secondo la tradizione. Quindi nell'età dell'oro, secondo la tradizione, non esisteva il tempo. Il tempo è nato in seguito all'inclinazione dell'asse terrestre, che ha determinato il fenomeno della precessione degli equinozi, che a sua volta appunto determina il susseguirsi delle stagioni. Quindi, in un'età dell'oro non esisteva il tempo, è un'età di luce e armonia. Noi adesso ci troviamo nel punto più basso di un ciclo di ere, che sono, diciamo, sono passate dall'età dell'oro a quella dell'argento, a quella del bronzo, adesso siamo nell'età del ferro, nel Kali Yuga, nel punto più basso e infimo, quindi un'epoca dominata dal caos e dalla menzogna, dalle tenebre e dal male. Ecco quindi, in quest'epoca è fondamentale per chiunque voglia risvegliarsi recuperare il senso di sacralità e vitalità del ciclo annuale. Quindi impariamo a non vivere a caso o comunque ad avere la consapevolezza che la società moderna ci impone di vivere a caso, cioè secondo ritmi completamente scollegati dalla natura. Ecco, le feste antiche importanti per il continente europeo, che è quello in cui viviamo, sono 8. E vi faccio notare che per gli antichi greci e romani queste feste erano mobili perché i greci e i romani guardavano le costellazioni effettivamente in cielo in quel momento. Mentre noi abbiamo un calendario completamente rigido, ecco, loro non guardavano le costellazioni sulla carta, guardavano quelle effettivamente presenti in cielo. Quindi, ripeto, le feste erano mobili per loro.
Allora, quali sono le feste della tradizione europea? Non ve le cito tutte perché tanto è inutile adesso infarcirvi di nozionismo. Dobbiamo capire il senso, ok? Non tanto le nozioni. Erano 8 le tappe fondamentali del ciclo annuale. Quindi abbiamo 4 feste che sono caratterizzate da punti astronomici, punti significativi a livello astronomico, quindi solstizi ed equinozi, e altre 4 feste che invece sono punti fondamentali dei bioritmi del continente europeo. E una festa che ci attende a breve è quella del 31 ottobre, quella che ormai comunemente e volgarmente chiamiamo Halloween. È il Capodanno celtico, quindi farò un video specifico su questa festività. Qui vi accenno solo che come facciamo a collegarci al ritmo, al significato di questa festa. Bene, se ve ne siete accorti, in questo periodo aumenta il freddo, le giornate si fanno più corte, iniziano le prime nebbie, quindi è un momento dell'anno che invita alla riflessione, al riposo e all'introspezione, per cui cerchiamo di fluire con questo ritmo e quindi di anche noi porci in uno stato di riflessione, di maggiore tendenza al riposo, ok? Magari è anche un periodo ideale per fare meditazioni, pratiche introspettive. Bene, allora per oggi ho concluso, quindi ripeto, fondamentale collegarsi al ritmo della natura in contrapposizione all'artificialità della vita moderna e il recuperare questo significato dentro di noi ci aiuterà nel percorso di risveglio e ci aiuterà a liberarci di fatto, proprio nei fatti, da questo caos che viviamo, a trovare la nostra strada pur in mezzo a questo periodo che sembra fatto solo di tenebre. Bene, un saluto e un caloroso abbraccio a tutti da Isabel.